Bene ragazzi, ciao, ciao a tutti, siamo di nuovo in live dopo un bel po' di tempo che non andavamo in live, allora siamo ritornati. Allora, attendo che vi colleghiate tutti quanti, così possiamo iniziare questa nuova live con un format un po' diverso dal solito perché è in pratica un format, ragazzi, dove io rispondo alle domande, che poi in realtà è una rispondo alle domande, nel senso che andiamo a parlare di quelli che sono gli argomenti che escono fuori sempre lato Bitcoin, cripto e mercati finanziari internazionali globali, e andiamo a parlare un po' di quelli che sono però le vostre domande, anche da un punto di vista di logiche, per esempio mindset del trading, qualche problema della psicologia del trading classico che magari qualcuno di voi ha potuto avere. Insomma, in generale, mi è venuto in mente di fare questa cosa perché tanto siamo in bear market, quindi da alcuni punti di vista la cosa migliore da fare in un bear market è quella di formarsi, quindi studiare, 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 studiare e soprattutto imparare cose nuove. E quindi un format nuovo con un Q&A, quindi un Ask Me Anything, può aiutare tantissime persone appunto proprio in questo ambito. Allora, intanto ciao a tutti, ciao, finalmente ci vediamo, ciao, ciao, ciao Franz, anche a te. Io stavo analizzando quelli che erano i mercati, diciamo, in questa fase e stavo appunto, ragazzi, proprio riflettendo sulla questione legata all'andamento di Bitcoin di ieri, che ha fatto quel pump and dump praticamente tutto manipolato come se niente fosse, perché appunto non c'era grande spazio, grande possibilità di fare movimenti proprio per via del fatto che il mercato è un po' ancorato da questioni cicliche e dalle questioni macro che, ripeto, abbiamo sempre visto. Faccio vedere intanto il grafico che stavo andando a monitorare. Eccolo qui, ragazzi. Allora, oggi sta un po' recuperando Bitcoin e sta un po' facendo. Sembrerebbe che oggi Bitcoin abbia aperto l'ultimo settimanale di questo mensile. Siccome sarà ribassista, ti aspetti una chiusura sotto l'apertura dell'annuale. Beh, sotto l'apertura dell'annuale già c'è. Sì, questa è una bella domanda. Diciamo magari parlando proprio di questa. Allora, ciao Mauro, ciao Queen, bentornata. Dove sto io? Eccolo qua, ero sparito in pratica e sono ritornato. Allora, iniziamo a ragionare, diciamo, su questa domanda. Ciao Dan, intanto questa è una bella domanda. Dovrebbe essere iniziato l'ultimo ciclo settimanale di questo ciclo mensile e siccome sarà ribassista, andiamo sotto l'apertura dell'annuale. Sotto l'apertura annuale, però, già ci siamo, e se l'annuale non è chiuso. Quindi questo è il discorso. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a vedere quello che è un grafico diverso. Intanto, bisogna ragionare un po' su due punti di vista, perché non è soltanto un'analisi da fare su Bitcoin in questo caso, ma anche diciamo i mercati, sugli altri mercati. Tu avevi previsto il dump di ieri da meno 5 in un'ora. Sono d'accordo che era su di una resistenza. Ciao Franz, non previsto, nel senso non si prevede il futuro, no, ci mancherebbe, però il concetto era che il rialzo di ieri era un po' farlocco, non è che aveva molto senso. Quanto era partito da solo sulla base di Nasdaq, ma poi in pratica la ciclica ci diceva che non poteva andare da nessuna parte a meno che appunto non dichiara troncato il ciclo annuale, quindi chiuso il ciclo annuale. Questo è il discorso. C'è un vincolo ribassista dall'analisi ciclica, perciò una forza del mercato come quella che stava dimostrando ieri doveva essere indicativa, che però, ragazzi, vedete, sta recuperando proprio nella giornata di oggi l'up shadow, questa qui, che comunque non è solito, non è anomala una cosa del genere su Bitcoin, perché vedete, l'aveva già fatta anche nel minimo del 21. Allora, questa è la situazione.
del mercato e da una serie di strutture, intanto da valutare per rispondere a questa domanda. Allora, iniziamo da questa domanda, ragazzi, qui. Il settimanale di Bitcoin, che cos'è un ciclo settimanale? Allora, ciclo settimanale è un ciclo come quelli mensili che vediamo, soltanto che dura più o meno una settimana. I mercati hanno diversi cicli, ragazzi, non soltanto il ciclo mensile, l'annuale. Noi su YouTube parliamo del ciclo annuale, che è il più importante di tutti in termini di ragionamento per gli holders. Parliamo del ciclo invece mensile, che è molto importante per i trader. Poi però ci sono anche i cicli sottostanti, quindi se si vuole seguire il mercato con la lente di ingrandimento per operazioni di trading intraday o molto più corte, quindi proprio il trading vero, il ciclo settimanale, per esempio, ragazzi, è il migliore di tutti, perché ci consente di prendere delle posizioni per un paio di giorni. È ovvio che in quel caso dovete stare tutto il tempo attaccati sul monitor, seguire l'andamento, eccetera. Quindi sì, è valido, assolutamente, ha senso, sì, però ovviamente dovete ragionare un po' se queste cose, diciamo, portarle poi su YouTube può avere un po' meno senso, no? Ok. Allora, intanto i cicli settimanali li andiamo a valutare su time frame differenti rispetto a quello daily che vediamo. Io di solito per il ciclo settimanale utilizzo il 90 minuti, che è un ciclo adeguato. Allora, questo, vedete, l'ingarbugliamento assoluto di questa fase. Vedete, quando andiamo a zoomare con il time frame è più corto, tutto diventa più rumoroso, molti errori, quindi adatto solo a trader che sono in grado, insomma, di guardare al di là di questo rumore. Vedete che, per esempio, in questa struttura di fase il mercato non ha fatto niente, ha fatto solo rumore, oscillazioni intorno a un prezzo di equilibrio che era qui, $19,000, che attualmente è ancora il prezzo di equilibrio di Bitcoin. Se non che da questa struttura, ragazzi, dei minimi di Bitcoin, è in effetti, vedete, da qui più o meno, dal 21, che coincide sia in minimo di shadow, sia in minimo di close, anche se è di pochissimo, con il minimo degli ultimi, diciamo, teorico di una possibile chiusura del ciclo annuale. Allora, da qui, vedete, è iniziata una struttura che ieri ha fatto 6 giorni e qualche ora, quindi significa un ciclo settimanale. Questo è un ciclo, vedete, ragazzi, fatto in forma ternaria. Poi lo vedo perché ho l'occhio, no? Su certe cose, però, ovviamente, ragazzi, non che cambia niente, perché poi come lo tradate questo ciclo? Cioè, è veramente un ciclo intradabile, se non con trading intraday o scalping, che vi sconsiglio ovviamente di fare, soprattutto se non siete espertissimi, ma anche se lo siete, a dire la verità, ragazzi, il tempo forse può essere speso meglio in alcune situazioni piuttosto che fare scalping di qualche ora. Fermo restando, per esempio, alcuni iscritti della mia academy fanno un botto di operazioni positive applicando, diciamo, quello che hanno studiato magari nel mio corso basic, ragazzi, però perché loro magari non hanno più tempo. Io personalmente ho un po' smesso, forse la vecchiaia, no, che va avanti, di fare questo scalping, eccetera, lo trovo un po' stressante. Ogni tanto mi ci rimetto quando faccio i trading contest, e ogni tanto, ve lo dico, mi ci rimetto perché mi manca, mi piace di nuovo divertirmi, no, facendo quelle cose. Però poi dipende anche da quanto capitale gestite, la vostra posizione, da tanti fattori, no? Insomma, quando poi si cresce, di solito si tenta di fare un trading un po' più rilassato. Però questo è un ciclo settimanale, quindi per rispondere a questa domanda, se su questo minimo il ciclo non è stato chiuso, un ciclo annuale addirittura, che tronca praticamente tutti i movimenti, questo nuovo ciclo settimanale che è iniziato poche ore fa, quindi ieri, teoricamente non deve superare questo massimo qui, questa zona qui, cioè non può andare al di sopra di questo livello. Quindi, come vedete, da questo tipo di considerazione, anche considerando il fatto, ragazzi, che se siete dei trader, significa che in virtù di questo noi potremmo ad oggi, per esempio, immettere un'operazione in short selling sul mercato delle cripto, ipotizzando che non può superare questo tipo di livello. Questo è trading, però, ragazzi, proprio puro, vedete, non può andare qui su.
Quindi io dico benissimo, allora io qui, che è, questo è un rimbalzo, che se qui non ha chiuso l'annuale deve riscendere e fare il minimo del ciclo mensile, allora io dico qui, io mi sparo uno shortone e stoppo se va qui. Quindi qui vado in short e qui vado in stop se chiude sopra questa cosa qui. Se invece ho ragione, ce ne andiamo a prendere un minimo magari in questa zona e quindi mi faccio questo di gain. Vedete come si ragiona in 448 per fare un trading plan, ragazzi. Ovviamente non sono così fidanzati, non vi permettete a copiare queste operazioni perché non è quello lo scopo di video del genere, è imparare insomma il ragionamento, ricordatevelo sempre, no? Poi fate lo vostro, eccetera. Io poi non vado short su Bitcoin, come ben sapete, per questioni ideologiche, ok? Come diceva Saroio, lo diceva apposta, no, su Bitcoin no, però puoi farlo su Ethereum, su Shiba, su ADA, sulle altre cripto, no? Perché se comunque Bitcoin è messo così, difficilmente gli altri. Che succede invece se qui ha chiuso l'annuale? Se qui ha chiuso l'annuale, noi brecchiamo questo livello e quindi qui è stato fatto un'eccezione. Quindi qui c'è un'eccezione che poi andrà rivista. Questo è diciamo, la vera logica di questa fase. Fase meravigliosa, secondo me, del mercato delle cripto, perché per la prima volta nella storia abbiamo assistito ad un connubio di criptovalute che affrontano il rialzo storico dei tassi di interesse degli ultimi 40 anni con un tasso di inflazione alle stelle, quindi mercati cripto giovani, ipertecnologici, senza user case, cioè senza uno studio, una utilità reale nel mondo, perché alla fine ancora sono troppo giovani, con progetti, mezzi castellinari, scam, eccetera, che affrontano la più grande ed epica situazione di crisi macroeconomica degli ultimi 40 anni. Voi pensate che una cosa del genere sia una sfortuna, bla, ma non è così. È la più grande fortuna per i mercati delle cripto, che si faranno le ossa in questo contesto, è la più grande fortuna per chi di voi è in questo momento nel mercato, perché studiandolo nel modo giusto, ragazzi, e ragionando nei modi giusti, riuscirete ad avere un background che fra 15 anni, magari se siete giovanissimi, avete 20-25 anni, fra 15 anni voi c'eravate, no? Così si suol dire, voi c'eravate. Quanta importanza ha l'esperienza rispetto alla forma di apprendimento? Sicuramente lo studio, i libri e i corsi sono fondamentali, ma l'esperienza vi fa apprendere alla velocità della luce, quindi mille volte di più, quindi esserci in un contesto del genere è molto molto significativo. Va bene, allora, chiarita questa cosa, io vado a rispondere alle altre domande vostre, altrimenti qui, ragazzi, facciamo, invece del rispondere alle vostre domande, facciamo solo trading ciclico. Allora, andiamo avanti, ma quanti siete, quante domande mi avete mollato? Allora, andiamo dietro, ragazzi, vediamo se riesco a rispondere un po', andando per graduatoria. Sulla coppia BTC-USDT di Binance, c'è stato flash crash che ha aggiornato i minimi shadow. Fammi vedere, non l'ho visto, ma comunque se Bitfinex non l'ha fatto e Coinbase nemmeno, Bitstamp ancora meglio, non lo ha fatto, non mi garba granché che l'abbia fatto solo su Binance. In ogni caso ti confermo che non è stato fatto neanche su Binance, quindi non so dove l'hai visto la flash crash di ieri. Come vedi, sulla coppia Bitcoin e Tether di Binance non ha in ogni caso aggiornato i minimi, quindi no. Grazie Fake, grazie per i complimenti. Andiamo avanti, vediamo, ragazzi, altre domande. Eccola qui. Ultimo dei gamers, ciao Mauro, quali sono le due medie migliori quando incrociano, intendi per entrare e uscire sul grafico a 3 minuti e stare in un mercato qualche minuto? Nessuna, perché le medie mobili non hanno nessuna funzione per
indicatore di scalping, cioè tu stai tentando di utilizzare medie mobili, che sono un indicatore trend following, per avere un trigger d'ingresso per fare scalping, quindi un grafico a 3 minuti. Ciò significa che stai utilizzando uno spremiagrumi per spremere un melone, e questo è il senso di quello che stai cercando di fare. In pratica non è corretto, perché la media mobile come indicatore di trend, perché te lo ripeto, la media mobile è un indicatore di trend, è troppo in latenza rispetto a uno scalping, cioè ti darà dei segnali sempre troppo ritardati che non ti consentono di fare gain, a meno che il trend che stai prendendo sottostante ai 3 minuti non sia molto forte, ma questo capita una volta ogni tanto, quindi è poco consigliabile. Tu dovresti impostare una strategia che ha una forte ripetitività, quindi su un grafico a 3 minuti ti consiglio di approfondire magari l'utilizzo di oscillatori, come per esempio l'RSI, quindi il Relative Strong Index, va bene? Strained Index, va bene, va bene. Allora, Mauro, ho notato che dal 27 maggio si susseguono una serie di strutture da 20-24 giorni. Minimo del 27 maggio. Andiamo a vedere questa cosa, un altro minimo, un'altra domanda sulla ciclica. Dal minimo del 27 maggio, che è questo qui, dove l'hai visto, 27 maggio, io non vedo nessun minimo. Dal 27 maggio il minimo su Bitcoin è il 12 di maggio e i cicli sono da diciamo 37 normali, insomma cicli mensili. Quindi non ho capito a quale diciamo fai riferimento con questa domanda. Quali sono i minimi e i massimi di barra di un settimanale su un grafico a 90 minuti? Ecco, questa è una domanda interessante sulla ciclica. È una domanda che per rispondere bisognerebbe strutturare un corso ciclico. Non esistono, questa è la vera risposta. Poi però teoricamente devi fare sempre riferimento a quello che è un settimanale di 7 giorni, ovviamente più e meno di una volatilità del 20%, cioè più 2 giorni in su, meno 2 giorni in giù, su per giù, questo è il concetto. Però non esiste nell'analisi ciclica un dato oggettivo su questa cosa, perché è solo e sempre frutto di un'analisi statistica che è stata fatta a tempi in memory, per esempio sui future dei mercati old. Quindi se tu vai a fare un'analisi di dati passati, ti escono fuori dei cluster dove ti dice che più o meno il più piccolo è stato quello, il più grande è stato quello, quindi hai un numero di barre, ma è un'analisi sui dati storici, quindi non è un'analisi che prevede il futuro, è solo un'analisi dei dati. A questo punto non è quantitativa, è sbagliato considerare quantitativo quel numero, cioè tecnicamente oggettivo quel numero. Devi considerarlo perché ti serve, diciamo, una struttura di movimento, però ricordati sempre che in alcune situazioni quel numero lì può essere bypassato. Questo è perché il mercato del futuro non è quello del passato, assolutamente è sbagliato considerarlo così. Quindi insomma, un settimanale dura una settimana più o meno, no? Poi ci devi mettere qualche giorno in più, qualche giorno in meno, per via della volatilità ciclica che è molto alta, diciamo. Cioè quanto barre può durare adesso il numero di barre, sinceramente io lo, se tu vedi su TradingView ti dai i giorni, quindi basta andare qui per esempio calcolarti il numero dei giorni e appena arriva a 7 più o meno, vedi, sono 112 barre da 90 minuti, 7 giorni. Quindi insomma, io adesso a memoria neanche le so, perché semplicemente non utilizzo la ciclica in questo modo. Dopo anni e anni, insomma, si capisce che non è il modo giusto. Però all'inizio, se siete all'inizio, dovete fare così, fate così, che va benissimo, insomma, va bene ragazzi, perché comunque bisogna sempre iniziare da qualche parte. Allora, Mario, siamo in un mensile ribassista, sono tutti bounce fake per farci impazzire. Ciao Luca, sì, sono bounce fake, se il mensile ribassista, se il mensile non è ribassista, invece ci spara un annuale nuovo e non ce ne siamo accorti. E poi usciranno le cose, ah, non l'hai comprato sul minimo, io non comprerò mai sul minimo, ragazzi, perché sono trend follower, quindi
non ho neanche venduto, vi ricordo che non ho neanche venduto sui massimi a 67.000, pur essendo stato io quello che vi avevo detto che quelli erano i massimi, proprio perché sono un trend follower, quindi aspetto sempre, no? Aspetto sempre l'inversione. Ma quando perlomeno con la struttura si definisce la... Allora, ma quando o perlomeno con che struttura si definisce la fine del ciclo annuale, perché sono mesi che si dice che non ha chiuso o se ha chiuso. Ciclo annuale ha una durata media sostanzialmente di 365 giorni, che però nel settore cripto, essendo che abbiamo i sabati e le domeniche, aumenta intorno a 420. Quindi più o meno quando siamo nella logica di avere 400 e passa giorni passati dall'ultimo minimo rilevante, in questo caso è luglio dello scorso anno, si attende la chiusura del ciclo. Poi però ci sono i cicli imperfetti, cioè i cicli ternari, che sono delle anomalie cicliche. In quel caso allora un ciclo può essere più corto o più lungo. Però non c'è un modo semplice di comprendere queste cose, perché l'analisi ciclica è un'analisi completamente diversa da quella tecnica. Non puoi studiare due formule e applicarla, devi comprenderne il senso e soprattutto avere una grandissima capacità di lettura dei grafici, che poi è quello il vero motivo che ti fa dire che è stato chiuso il ciclo annuale. Attualmente, per come sono stati strutturati i grafici di Bitcoin, per quello che la struttura dei grafici di Bitcoin, il minimo di settembre può essere un minimo di chiusura del ciclo annuale. Assolutamente sì. Questo ce lo dirà il mercato, perché come giorni siamo giusti, cioè siamo andati intorno ai 400 giorni, quindi siamo nella fascia di tempo giusto, siamo nella fascia di prezzo giusto, perché il ribasso è stato consistente. L'unica cosa è che non esistono altri dati di conferma, per esempio Ethereum non l'ha fatto, questo è molto preoccupante. E Nasdaq ancora non ha aggiornato il minimo, questo è molto preoccupante. Quindi ci sono delle variabili che tu devi andare a considerare e che metti tutte in pentola, e poi queste variabili muovono la tua percentuale di probabilità e facendoti poi andare da un lato e da un altro. Non vi dimenticate, ragazzi, l'aleatorietà di tutte le analisi relative ai mercati finanziari. Non esiste nessuna analisi relativa ai mercati finanziari che non presenta un rischio aleatorio. Cioè, non esiste nessun indicatore, nessun modo, nessun tipo di analisi, niente che vi faccia essere certi di qualcosa, ovviamente. Altrimenti tutti saremmo miliardari. Questo è impossibile. È una questione di probabilità. Quindi noi abbiamo, per esempio, se domani facciamo un altro minimo inferiore a quello precedente e chiudiamo il mensile in ribasso, abbiamo aumentato la probabilità che l'annuale sia chiuso, perché siamo ancora più dentro la fascia di tempo. Se magari Ethereum ha fatto il doppio minimo, mettiamo un'altra variabile, quindi aumentiamo le probabilità. La probabilità tu la aumenti come una specie di sacco, no? Tu hai dentro, ci metti una variabile in più, una mollichina, e la probabilità che quell'evento sia avvenuto aumenta tantissimo, va bene? Ok, andiamo avanti. Quando entresti short, io ci stavo ragionando. Io sono short su Ethereum, te lo dico proprio da un bel po', insomma, è un short aperto su questa piattaforma di Bitget. Vediamo se vi faccio vedere proprio lo short, ragazzi, in tempo reale. Perché, ragazzi, Ethereum non ha fatto il minimo dell'annuale. Quindi, se siamo nel concetto del minimo dell'annuale, allora è più molto più probabile, diciamo, che andiamo a chiuderlo con un ribasso più consistente di Ethereum. Quindi, dovendo fare uno short, a parte il discorso che è uno short Bitcoin per la questione, insomma, che vi ho detto prima, a parte questo c'era anche il concetto di andare a fare lo short su una cripto che poteva in effetti perdere qualcosina in più, e cioè Ethereum, proprio diciamo in quanto c'era la questione discorso appunto del minimo non toccato. Allora, scusami che stavo
accedendo alla, all'exchange per far vedere la posizione aperta, eccola qui. Intanto sto usando da un mesetto questo exchange nuovo che si chiama BitGet. Ragazzi, vi lascio il link comunque in descrizione anche, anche perché mettiamo poi questo video sul mio canale. E perché? Perché ci dà la possibilità di avere alcune cosettine interessanti, tra cui la questione legata alla leva finanziaria. Ha di nuovo la possibilità di avere leva, ragazzi, ovviamente strettamente correlata alla vostra formazione, quindi se non sapete usare e non sapete fare trading, leva ve lo dovete scordare dalla testa, proprio dimenticare. Io ovviamente so quello che faccio quando utilizzo una leva, la utilizzo a mo' di money management, gestione migliore del capitale, non per aumentare il rischio, quindi c'è una buona, c'è una bella differenza. E nel momento in cui si ha quest'uso della leva finanziaria, allora in quel caso, ragazzi, abbiamo la possibilità di avere una marcia in più, quindi è per quello che sto utilizzando questo tipo di strumento al momento, e mi piace molto, è abbastanza reattivo. Ho aperto questo short, come vedi, intorno ai 14,50, 1450 su Ethereum. Perché? Perché se Ethereum non è ancora, cioè se noi non abbiamo fatto la chiusura del ciclo annuale su Bitcoin, Ethereum deve scendere sotto questo livello, e quindi da qui che mi aveva fondamentalmente indicato uno swing che era ribassista, cioè in pratica rompendo questo minimo, la regina delle cripto Ethereum ha indicato un trend al ribasso confermato sul breve, e allora io sono trend follower e ho aperto una posizione short selling su Ethereum. Sta performando molto bene, ma potrebbe andare molto meglio. Per esempio in questa fase al momento è ancora rischiosa, perché io ho poco spazio se dovessi chiudere l'operazione in trailing stop, quindi ho poco spazio, ho bisogno che la cripto scenda qui. Se arriva a $1,000 è un'operazione ghiotta, diventa un'operazione d'oro, dove io riesco a gestire praticamente anche il gain in maniera molto più facile, e questo mi consentirà di bastonare il mercato, come si dice di solito. Se quindi andiamo, vedi, qui sotto, a quel punto io anche in una situazione del genere faccio un molto profitto, ed è meglio su Ethereum rispetto a Bitcoin, perché Bitcoin ha già fatto un nuovo minimo, quindi è vero che è più debole, bla bla bla, però può essere pure che Bitcoin è arrivato prima e attende magari poi che le chiusure annuali avvengano anche sulle altre delle cripto, sul resto delle cripto. Quindi secondo me c'era maggiore possibilità che un eventuale short andasse più cioè in profitto più su Ethereum rispetto a Bitcoin. Questo è il tutto, insomma un'operazione di trading pura, e quindi ho utilizzato una leva fortissima che, vi ripeto, non dovete minimamente utilizzare, scordatevelo, perché se non siete trader che sapete quello che state facendo, non dovete fare questo, e quindi non andate, diciamo, a copiare operazioni. Però interessante comunque questo anche exchange, che vi lascio in descrizione, ragazzi, così poi come sempre mi date anche una mano con i ref, e poi c'è il bonus per voi che vi danno qualche soldino, qualche sconto che ci danno ogni tanto. Allora andiamo avanti, questa è la risposta che abbiamo, lo short come dicevo è già avvenuto, short su BTC non lo faccio, l'abbiamo già risposta, ragazzi. Andiamo avanti. Ok, da quando ho cominciato a studiare la cicla che è cambiato tutto, grazie alle regole e si fanno dei trade programmati spettacolari. Ti aspetti un giorno che un giorno il mercato cambierà le regole della ciclica o occorrerà adeguarsi? Allora, intanto complimenti, perché il mindset che stai utilizzando è quello giusto, cioè andare a studiare in maniera metodica un'analisi, che può essere la ciclica in questo caso, che sulle cripto ha un grande valore aggiunto, più della tecnica, ma insieme alla tecnica va usata per una serie di cose, ma il concetto che tu dici, se fai e rispetti delle regole, tu ottieni un successo. Questo è la vera, la vera differenza. E come giustamente stai guardando, se un domani le regole cicliche dovessero cambiare, ne studieremo delle altre. Allora, ragazzi, il concetto qual è? Nessuna analisi dura per sempre.
Ora, l'analisi ciclica sui mercati finanziari è più spendibile ed è più duratura delle altre, perché si basa su atteggiamenti umani, emotivi, e su questioni, diciamo, di cicli naturali. Tutto ha un ciclo nel mondo biologico che noi viviamo. Questo è innegabile, perciò nel momento in cui noi andiamo a utilizzare una regola che generalmente è una regola che guida l'intero universo, l'intera nostra vita terrena, è ovvio che a quel punto sarà più duratura. Il problema è che cambierà il sottostante, cioè cambierà probabilmente come si va a sviluppare il ciclo. Ci saranno magari maggiori anomalie, sarà più difficile andarlo a vedere, questo sì, potrà cambiare. Ma l'implementazione di regole, cioè strutturare una strategia che, badate bene, dovete farlo sia se siete trader, sia se siete investitori, anzi, se siete investitori holding, ancora di più dovete avere le regole, ragazzi, perché gli investitori holding hanno una grande, grandissima probabilità di accollarsi periodi rischiosi come questo, quindi devono saperli gestire con il money management, per esempio. Un investitore holding ha molta più sofferenza nel lungo periodo rispetto a un trader. Il trader magari guadagna di meno, ha più difficoltà nell'apprendere, se non è un trader bravo può perdere e questo è complicato, bla bla bla, però sicuramente non soffre come un holder, perché nel momento in cui uno si va in bear market, l'holder si mette le mani nei capelli, alcuni vanno in depressione, cioè perdere il 90%, ragazzi, dei propri risparmi o di quello che è il proprio investimento non è una cosa gestibile da tutti, no? Quindi le regole sono fondamentali anche per questo tipo di investitori, quindi se siete anche holder, oltre che trader. Quindi il concetto è che la ciclica si cambierà sicuramente nelle regole sottostanti. Io però non mi aspetto che gli atteggiamenti ciclici del mercato, dei mercati in generale, cambino, perché sono umani. E la cosa che dura di più, i pattern che durano di più nel mondo sono quelli di base emotiva e di base umana. Il resto cambia, ragazzi. Per esempio, l'analisi fondamentale sulle stocks cambia sempre, perché dipende da una serie di fattori. Per esempio, 20 anni fa era diversa totalmente, cioè i moltiplicatori degli indici che ci sono oggi sono un'analisi fondamentale, 20 anni fa sarebbero state follia, invece poi li abbiamo avuti. Quella proprio cambia tantissimo. Invece l'analisi ciclica è molto più difficile che cambi, quindi studiatela, perché per esempio è molto molto interessante. C'è poca letteratura però sull'analisi ciclica, questo è vero. Va bene, andiamo avanti. Secondo te il dollaro, ciao Mauro, secondo te il dollaro crolla ora, ma proprio ora, proprio in questo istante, perché scherzo a parte. Allora, vediamolo il dollaro, l'indice del dollaro. Intanto, perché deve crollare una cosa che, diciamo, sta salendo? Cioè, può essere che, insomma, crolla. Oggi sta facendo un meno 84, ti faccio vedere l'indice, meno 0,84, eccolo qua. L'indice del dollaro americano, ora, crolla ora, e beh, sicuramente è molto esteso, e qui non c'è dubbio, ma questo è un trend, no? Io non ci vedo nessun segnale di inversione, non c'è niente che dice inverte, niente. Ora, cioè, il discorso è che tu mi dici crolla da qui, per avere una risposta. Io sono un trend follower, per cui ti dico assolutamente no. Se vogliamo avere una risposta dove potrebbe cambiare il trend, è anche vero che questi impulsi come questo d'ascensore non sono mai buoni, sono solitamente frutto poi di una fase finale, però ancora il rialzo degli tassi di interesse della Fed non è finito, finirà probabilmente ad aprile, ad aprile-maggio, quindi in quella zona tra marzo e maggio, e insomma, ancora un po' ci vuole, vediamo l'Europa che cosa fa. L'Europa però è in forte difficoltà, ragazzi, perché c'è la questione dovuta alla Ucraina e alla Germania in crisi per l'Ucraina, quindi bisognerà un po' capire, diciamo che la moneta forte che può fare concorrenza al dollaro in questo momento ovviamente è l'euro, no? E anche perché la sterlina l'abbiamo visto che ha combinato, comunque... c'è ancora una logica, secondo me, di volontà proprio degli Stati Uniti ad avere una moneta molto forte, però questo è un trend che perdura da tanto, quello sul dollaro,
non è un trend momentaneo. Quando vi hanno intortato la questione che il dollaro si perdeva valore di continuo, vi hanno intortato questa cosa qui, come si suol dire, ragazzi, quanta fuffa in giro, soprattutto gratis, ma a volte neanche, anzi secondo me non è assolutamente fatto con il dollaro, è proprio una questione che mancano le basi di analisi economica, e non è che tutti ovviamente sono esperti di queste cose. Comunque è dal 2008 che il dollaro sale sempre, ragazzi, quindi non è mai sceso come valuta. Se lo paragoniamo a Bitcoin, ovviamente Bitcoin sale molto di più, quindi in quel caso non c'è assolutamente dubbio. Però come valuta è molto forte. C'è da dire che siamo alle prese con la chiusura ciclica di un ciclo da 5.761 giorni, te lo ripeto, 5.761 giorni, che è questo ciclo che stai vedendo qui. Quindi in teoria siamo nell'apice di questa struttura ciclica, vedi che è un ciclo di circa 20, più o meno quanto sono, 14 anni circa, un 7 più 7. Questa struttura ciclica teoricamente dovrebbe chiudere intorno al 2024, cioè intorno al gennaio 2024. Ciò dovrebbe significare che tra un pochino di settimane questo tipo di grafico dovrebbe flettere leggermente per andare poi in tutto il 2023, in una buona parte del 2023, a fare un laterale ribassista o un ribasso, a chiudere questa struttura ciclica, magari simile a quello che ha fatto per esempio qui, capito? In queste zone così. Se fa una cosa del genere, allora scende. Però poi c'è da farsi un altro interrogativo. Ma cosa succede qui se inizia un nuovo ciclo da 14, perché ho fatto 15, non lo so, da 14 anni, ragazzi? Questo è una bella domanda, no? Allora, se inizia poi una ciclo da 14 anni nuovo, che succede all'Europa fra un anno? E questo è il vero problema di cui dobbiamo parlare, affrontare il prossimo anno. Sarà molto molto delicata la situazione. Va bene, allora andiamo avanti. Cosa ne pensi di Solana? Ciao Marcolino. Cosa ne penso di Solana? Solana, dove sei? Andiamola a vedere. Non la vedo da un po'. Allora, andiamo a vedere Solana USD. Eccolo qua. Allora, grafico in trend assolutamente ribassista. Sta in fase della chiusura del ciclo annuale anche Solana. È identico in pratica a Ethereum, un po' peggio di Ethereum, un po' meno forte di Ethereum. Siamo a 330 giorni su questo grafico, quindi io attendo ancora la chiusura del ciclo annuale di Solana, perché secondo me non l'ha chiuso nemmeno Solana. È più vicino, vedi, rispetto alla struttura di Ethereum, vedi com'è qui. Quindi in teoria, se da qui è iniziato un'ultima fase che deve ancora portare poi questa struttura ciclica intorno a ottobre, vedi, questa famoso 10 ottobre, manca un pezzettino, deve chiudere con un pezzettino. Ora, dipende come chiude questa zona qui, perché se la chiude bene potrebbe essere un bel buy, perché Solana, a prescindere dalla situazione attuale, ha un progetto molto molto interessante. E soprattutto può fare molta concorrenza anche a lato ETH. È stabile, e nonostante ha avuto un sacco di problemi all'inizio nell'implementazione, però poi alla fine sono riusciti con questa diciamo mentalità a fare bene i compiti a casa. Nulla scappa al controllo della struttura ciclica, quindi comprare adesso Solana per i prossimi 27 anni, tu dici. Io aspetto sempre che chiude, perché se non so dove finisce, nulla vieta che questo ribasso possa essere drammatico proprio, se magari arriva, nulla vieta che non arriva proprio questo ribasso, cioè nessuno sa quel futuro. E intanto non fa niente che invece di 33 quanto sta la compriamo a 42, per dirti, vabbè. Il concetto è che se inizia un nuovo annuale potrebbe essere un bell'annuale, anche perché
Solana non ha un annuale ribassista. Questo è interessante in quanto l'annuale di Solana è iniziata in questa zona qui, cioè intorno a luglio, non è stato ancora breccato al ribasso. È vero che abbiamo un massimo nella prima parte molto accentuato, quindi la probabilità che vada giù sotto questi 23 circa è molto alta, se soprattutto Bitcoin ancora deve chiudere l'annuale. Se ci arriva poi valutiamo. Comunque di per sé al momento è identica come struttura a quello che è in pratica Ethereum, in sostanza è la stessa cosa. Va bene, andiamo avanti ragazzi velocemente, troppe domande, non ti preoccupi, ai giorni d'oggi ti tengono, allora parlate tra di voi ragazzi, allora l'avevo capito, allora andiamo avanti. Mauro, cosa succede secondo te, scendono ancora le cripto? Ciao, questa è una bella domanda, è sempre una domanda interessante. Conviene o no? Cosa succede domani? Interessante. Allora, non lo sa nessuno. Ovviamente i prezzi di ribasso del settore delle cripto, ragazzi, sono... i prezzi sono discretucci, non sono male, no? Rispetto a quello che era il mercato un paio di anni fa. E quindi comunque sono prezzi discreti, decenti, buoni, oserei dire. Il problema è che il mondo finanziario non è lo stesso di quello di due anni fa, ma è completamente diverso, perché la questione legata alle banche centrali, alla Fed, eccetera, c'è come? Il rialzo dei tassi due anni fa mica c'era, quindi c'è una bella differenza. Quindi il contesto di valutare i prezzi del mercato delle cripto ad oggi, come paragonandoli al passato, è un'altra fesseria, non si può fare, perché il mondo è strutturalmente cambiato rispetto a prima. Ora, che cosa possiamo fare? Possiamo ragionare e dire probabilmente bisognerà utilizzare il prossimo ciclo annuale dei mercati cripto per tentare un acquisto, perché qualora il bear market finisca qui, e questo lo sappiamo fra due anni, un anno e mezzo, io ci sto, questo è, capito? Questo è il concetto. È ovvio che al momento la situazione più probabile e che le cripto continuino una fase di discesa, è più probabile, non certa, capito? L'unica cosa che potrebbe cambiare questo contesto sarebbe una salita repentina, per esempio di Bitcoin, sopra determinati livelli, come ad esempio 21.000 circa, e andrà visto comunque giorno per giorno, cioè momento per momento, perché attualmente il trend di tutti i mercati, non solo cripto, è ribassista. Quindi se dovessimo esprimere una percentuale di probabilità, dovremmo dire che la probabilità in questo momento è più favorevole al ribasso dei mercati rispetto a una fase rialzista in questo momento. Però è anche vero che a un certo punto questa fase finirà, e quando finirà noi saremo comunque in trend ribassista, no? Quindi stiamo cercando di andare a utilizzare le nostre analisi per anticipare poco poco il cambio trend, questo è quello che ci interessa. Quindi quando avverrà, e avverrà sicuramente prima o poi, vediamo se riusciamo ad anticiparlo poco poco. Questo è il gioco delle parti, no? Quello che stiamo cercando di fare. Ciao Gobus, Mauro, mi piacerebbe una tua opinione sul grafico ENS BTC. ENS mi pare che abbia fatto bene, se non erro, perché l'ho guardato proprio l'altro giorno, e infatti eccolo qui. Lo guardiamo, ce n'è uno più solo Binance qui, perché ENS BTC mi sa che... Vediamo se riusciamo a comporlo, perché abbiamo poco storico, e quindi facciamo ENS Tether. Accettabile, non è proprio il massimo, comunque vediamolo su Binance. Ok, usiamo Binance e lo componiamo rispetto a BTC, perché così abbiamo più dati. Eccolo qui. Allora, non eravate in diretta. Allora, ENS Bitcoin, queste le candele, molto bello questo grafico, assolutamente. Guardate che grafico, molto bello. Trend rialzista, Cobus, tu lo sai perché sei in Academy, quindi sai che comunque questa è una cripto molto interessante da avere. E il problema è che contro Bitcoin, quindi ok, se hai dei Bitcoin li scambi in ENS,
comunque il trend assolutamente rialzista dal 12 di maggio ha iniziato, diciamo, una coppa questa criptovaluta, quindi contro Bitcoin è rialzista, contro dollaro ha una struttura che avevamo già analizzato che è interessantissima, cioè questa qui. Secondo me questa è una cripto particolare che andrà fortemente messa sotto revisione, perché questa questione che fa parte del Web3 potrebbe indicarla come una cripto che magari in una fase di ripresa potrebbe essere estremamente interessante. Qui ha fatto un ciclo da 76, quindi nel breve potrebbe ripetere un ciclo da 80 giorni, quindi andare in close intorno più o meno a fine ottobre, metà novembre, questo qui è, scusate, metà novembre, non fine ottobre, più o meno intorno alla decade di novembre. Quindi interessante al momento anche questa cripto. Purtroppo sono a secco, quindi posso vedere un trend annuale ribassista. Sì, ciao Gianluca. Trend annuale ribassista su Bitcoin, ormai sì. Poi anche sugli altri è ribassista l'annuale. Però tu dici un altro anno intero? Non lo so. Allora, ciao Mauro, quali indicatori sono utili nello scalping? RSI e oscillatori di per comprato e per venduto, le bande di Bollinger, ok? Anche quelle. Quindi questi te li puoi studiare se vuoi fare scalping molto interessanti. Buonasera Mauro, pensi che i mercati abbiano già digerito la maggior parte delle notizie negative, eccezione fatta per i cigni neri? Ciao, se parli delle notizie relative alla Federal Reserve, rialzo dei tassi, assolutamente sì. Penso che dopo la bastonata di Powell del mese scorso, che gli ha rispiegato ai mercati che lui prende l'inflazione e la distrugge in maniera proprio netta, penso che i mercati abbiano capito che non stava scherzando. I tassi di interesse sono attesi in rialzo fino alla primavera del 2023. Però, avendo scontato, secondo me, tutti i dati negativi, se dovesse esserci un dato positivo di un ribasso del tasso di inflazione, quindi il CPI, nelle prossime settimane, maggiore delle attese, i mercati reagiranno molto bene. E proprio lì potrebbe essere la linfa, la famosa benzina, per far ripartire anche i mercati delle cripto, che poi magari venga tutto rimandato fra un anno per capire dopo la fine del rialzo dei tassi che ci aspetta, quello poi è l'infa, diciamo, è storia, narrativa del prossimo anno. Però questa situazione qui potrebbe in effetti terminare proprio con dei dati positivi sul CPI. Io un po' il dubbio ce l'ho, quindi secondo me, eccezione fatta per i cigni neri, le maggiori notizie negative attualmente sono state scontate dai mercati, sono già inserite nelle news, nei prezzi, scusami. Allora, guardando le candele è vero, ma se guardi le linee più evidente, non so, eccola lì, okay, grafico ETH-BTC. ETH-BTC è in barra, lo guardavo proprio ieri perché mi interessava, te lo faccio rivedere. ETH-BTC è in barra di congestione, fermo da quando siamo entrati qui lo scorso anno, da quando vi ho detto resterà fermo tra 0,55 e 0,85, ho escluso uno 0 che mi seccava pronunciarlo, e qui però mi aveva ingannato, ragazzi, sono sincero, quindi poi l'hanno pompato di nuovo ETH con la questione del merge, ma qui mi aveva ingannato perché il breakout, questo fake breakout è stato terrificante, questo è un fake breakout, è terrificante perché con un break del genere in pratica era rischiosissimo, poteva crollare in pratica Ethereum, invece no, ha recuperato. Attenzione alla figura di Wyckoff, perché è una barra di congestione gigantesca e molto simile a una figura di Wyckoff di continuazione del trend, perché se dovesse la confermare, questa potrebbe essere il classico spike della Wyckoff, però visto ad accumulazione, non distribuzione, quindi questa sarebbe una riaccumulazione. Comunque, ragazzi, il breakout di uno di questi due livelli di Ethereum BTC sancirà una trend molto importante, perché un trend che resta schiacciato molti anni all'interno di questi due valori, è anche vero che sono due cripto che hanno praticamente molta familiarità a restare correlate tra di loro, però qualora dovesse breccare a livello di analisi tecnica, io lo terrei fortemente in considerazione in termini di possibile long, e penso che come me faranno tutti gli investitori. C'è da dire che a livello ciclico, ti mostro questo grafico per spiegarti che a livello ciclico però siamo verso il 2024 in chiusura del ciclo a 1400 giorni.
quindi molto molto rilevante, un ciclo acqua di circa più o meno 2-3 anni. E, insomma, va visionato, vedi qui da dicembre 2019, teoricamente si va a chiusura 4 anni dopo, più o meno, nel dicembre 2023, va assolutamente considerata questa cosa. Perché? Perché se per caso in questa zona è stato fatto il massimo di questa struttura ciclica intera, allora per Ethereum non ce n'è più fino al 2024 e a quel punto si va solo di Bitcoin. Io aspetto nel dire una cosa del genere perché ancora i segnali sono di trend al rialzo, vedi? Perché tutti i cicli sono stati rialzisti al momento di Ethereum BTC. Anche questo che ha chiuso un ciclo annuale, poi è partito un nuovo ciclo annuale Ethereum BTC ed è stato rialzista dal precedente minimo. Ora è qui che si gioca la partita, perché se questo annuale va a essere breccato il minimo, è lì. È molto importante questo grafico, ne sentirete molto parlare nei prossimi giorni anche sul canale, perché se dovesse avvenire un break di questo minimo, si scende fino al 2024. Questo è il concetto. Per Ethereum intendo rispetto a Bitcoin, quindi Bitcoin aumenta la forza relativa. Al contrario, se questo minimo regge e non c'è problema e viene breccato questo livello, si sale per un bel po', perché probabilmente tutta questa nuova forma ciclica potrebbe avere la struttura rialzista e poi magari va in chiusura così nel 2024. Queste sono le due possibilità su questo grafico e sono anche le due possibilità molto rilevanti perché piegano, diciamo, quelle che sono le caratteristiche di forza tra criptovalute, altcoin e Bitcoin. Interessantissimo, va bene. Ciao Glauco, come stai? Sì, che mi ricordo, certo che mi ricordo. Tu sei uno dei primi, quindi i primi follower, ragazzi, e iscritti anche all'Academy, me li ricordo assolutamente, perché eravamo praticamente una famiglia, quasi amici insieme, eravamo 50-60 persone. Molto belli i periodi. A volte li rimpiango, non ti nascondo, perché era più bello anche per me fare certe cose ai tempi. E, insomma, quindi ti saluto. Ciao Mauro, cosa ne pensi? Possiamo rimanere in barra di congestione per 5 anni per assorbire gli eccessi degli ultimi 10 anni sul mercato classico, holdo su Bitcoin? 10 anni di eccessi? Io non credo sulle cripto. Non penso proprio. Sul mercato holdo sì, è possibile, assolutamente sì. Perché un po', ragazzi, il concetto è allora, possibile, che poi lo si voglia fare, questo dipende dagli States e da quello che nel mondo accadrà, senza dilungarci, cioè, diciamo così. Comunque sì, potremmo avere un altro 2009, 2018, insomma, una cosa del genere. Scusami, 2010, 2001, 2012, ok, una cosa del genere. Buonasera Mauro, cosa ne pensi della questione cripto BCE? La Lagarde non è tanto crypto friendly. Penso che la Lagarde non ha detto questo. La Lagarde ha detto che non deve impattare sul sistema bancario. E penso che questa cosa sia normale, perché nessuno delle istituzioni attualmente ti direbbe voglio una nuova tecnologia che mi distrugge le cripto. Non lo farebbero mai, ragazzi. Va bene, quindi insomma, va bene. Consideri validi le analisi sui sottocicli del settimanale. Consideri valide le analisi sui sottocicli del settimanale. I cicli ancora più piccoli intendi i day, day? Sì, sono tutte valide, solo che sono molto difficili da tradare. Per esempio, in Academy noi utilizziamo anche il daily. Il daily io lo uso personalmente per gli ingressi di alcune operazioni, quindi lo uso a mo' di indicatore, non a mo' di ciclo da tradare, però assolutamente lo puoi usare. Però parliamo di scalping, capito? Devi capire che se non hai la formazione adatta per fare quel tipo di trading, e non si fa con la ciclica, quello si fa con la tecnica poi, no? La ciclica ti dà il tempo, però poi se stai usando un grafico a mezz'ora devi essere un esperto analista tecnico, se no come entri, come esci, come metti lo stop, come capisci il rumore di fondo, cioè non lo puoi fare con la ciclica, quella roba lì. Poi, se lo vuoi fare con la ciclica, non so come lo fai, cioè inventandotelo, perché la ciclica non ti dà un'informazione su quella cosa. Devi usare poi l'analisi tecnica là, per il money management e tutto il resto. Quindi, o sei esperto trader,
su quei cicli o no, però sono buoni quei cicli, assolutamente, li puoi usare. Rispondi a questa domanda: a che ora arrivi stasera? Ciao Mario, questo poi non lo posso dire, insomma, non è una cosa che adesso posso dire così in diretta davanti a tutti, però bella questa domanda, l'hai fatta un bel po' di tempo fa. Allora, andiamo avanti. Ciao, sono curioso di capire come il dato sulle scorte di petrolio greggio impatta sull'economia e la produttività e di riflesso sui mercati azionari. Allora, il petrolio impatta perché come indicatore, viene utilizzato le scorte di petrolio come indicatore, cioè nel momento in cui tu hai delle scorte di petrolio che sono ridotte in base a, invece alle stime previste, significa che sono state utilizzate le scorte. E questo teoricamente significa che la produzione è molto forte. Se invece hai delle scorte di petrolio che aumentano, quindi sono positive, aumentano le scorte, vuol dire che il petrolio non viene utilizzato, quindi non c'è domanda di petrolio. Significa che l'economia sta andando in recessione, cioè si sta fermando, non in recessione, si sta fermando l'attività di produzione in quel lasso temporale. Questo può portare quindi ad avere una conferma che magari la politica della Federal Reserve sta agendo, perché se non blocca il consumo energetico e quindi il petrolio, se non blocca la produzione, non blocca neanche l'inflazione. Per farlo deve mandare in leggera recessione l'economia e questo deve consentire alla bolla sui prezzi di essere riassorbita. Il scorte di petrolio può essere utile perché è un indicatore, come una specie di media, diciamo così, ci dà l'indicazione se stiamo andando lì o verso là. Poi ovviamente può essere che un solo dato è anomalo e quindi va considerato anche in base a mese, eccetera, quindi la solita questione anche lì sui dati, però il concetto è quello là. Cosa ne penso di ETHV? Non ne penso, me l'hanno dati l'altro giorno perché avevo degli ETH e li ho tenuti perché non ci pago neanche la benzina, più o meno, cioè no, la benzina ce la pago per un mesetto, va, diciamo. Però li ho tenuti, ma non so che farci, non ho idea. Fake Manga, ciao, queste navi sono interessanti, grazie per darci tutte le persone informazioni, grazie a te, molto bello, vediamo se piace, magari lo rifacciamo. Chiaro, preferisco sostenere il biciclo di fatto di sicurezza, vabbè, andiamo avanti ragazzi, altrimenti non riesco a rispondere a tutte le domande. Ok, Cicchini dice: ho perso migliaia di euro con le leve, perché non hai studiato, perché se tu hai studiato prima, mannaggia ragazzi con sta storia. L'altro giorno mi è arrivata l'ennesima email di durante le fasi di bear market, anche nel 2018 era così, mi arrivano le mail di persone disperate che ovviamente, intanto non le leggo io le mail, però quando arrivano queste email un po' particolari me le faccio passare, perché voglio comunque parlare con le persone, voglio leggere un po', no? Disperate da errori tecnici e capitali bruciati totalmente. Allora ragazzi, il problema però è sempre lo stesso. Fino a quando eravamo nel 2018, erano 2 anni che parlavamo online, e un senso ce l'ha, il problema, dici: oh, non so dove prendere informazioni, eccetera. Però se dopo 4 anni che una persona vi dice: dovete studiare, dovete formarmi, dovete fare i corsi, dovete leggere i libri, e non lo fate, e poi andate a cercarvi la chat XY che vi dà i segnali, quando io vi ho detto non copiate i segnali di nessuno, neanche i miei, lo dico anche agli iscritti, non li dovete copiare, dovete imparare, e noi li usiamo in maniera meccanica, si dice così, e in quel caso sono molto utili. E allora, però poi se fate di testa vostra o volete ascoltare lo youtuber di turno che vi dice quello che vi va a voi di sentire, perché è quello il contesto, e poi dovete iniziare a ragionare e spiegare le cose. Allora, si possono fare si può trovare un giusto equilibrio fra queste questioni qui. Quindi non è che a me va di rompervi le scatole dicendo le cose come un bacchettone, insomma. Io sono sempre stato un grande studioso, ragazzi, ma a un tot ora ero un grande festaiolo, quindi non è che voglio dire che dovete stare sempre lì a studiare, non è quello il concetto. E spiegarvi che se affrontate queste tematiche con troppa semplicità e troppa superficialità, poi il mercato vi bastona, perché se qualcuno vince nei mercati finanziari, qualcun altro perde. Quindi voi dovete cercare di non essere il parco buoi, cioè di non essere quelli che hanno la così, capito, come un po' lo sguardo chiuso,
e dovete leggere qualcosina. Leggete, ragazzi, non lo fa nessuno, quindi se nessuno legge, leggete che funziona, è sempre così, no? Quando nessuno fa una cosa, quella che serve è leggere. Vabbè, scherzi a parte, però era quello per dire, a volte le perdite però insegnano tanto anche sul mindset mentale, però toccano il vostro mindset mentale. Sarebbe meglio evitare di subirle prima, ma formarvi prima, appunto, ragazzi, capito? Questo è il concetto. A me piacerebbe seguire i tuoi corsi, ma al momento non me li posso prendere. Allora, anche questo è magari corretto, perché diciamo il corso ha una determinata mole di lavoro, eccetera. Però puoi leggere, no? Un libro penso che te lo puoi permettere, non è che è un gran costo. Non esci una pizza, non esci una sera a mangiare la pizza, ti compri un libro e allora inizi a leggere delle cose. Per esempio, la cosa più importante che deve leggere una persona quando inizia è come si crea un trading plan. Se non hai una regola, stati tranquillo che non va bene e che magari inizi a formarti su quella cosa, giusto per mettere qualcosa nel tuo calderone. Quindi non siamo solo necessari dei corsi specifici con un peso molecolare, diciamo, molto grosso. Puoi anche fare una cosetta così, no? Adesso allora, una domanda su Cake. Cake mi sembra una gran coin coperta da BNB. Cosa ne pensi? Io ce l'ho ancora, sto facendo un esperimento su Cake, l'ho comprata e ho perso la metà, ma siccome l'ho messa in farming guadagnando più o meno il 60-70%, in teoria alla fine dell'anno dovrei avere un bear market compensato. Ora sto facendo un esperimento su Cake, l'ho bloccata per 52 settimane per fare questo esperimento. Se funziona, io alla fine avrò perso di meno che con quella coin rispetto a quello che magari sarebbe stato un ribasso di, non so, Ethereum, per esempio. Quindi al momento è così. Mi piace Cake sicuramente da quel punto di vista. Poi è una farm coin, quindi va sempre gestita con le solite logiche del farm and dump, eccetera. Ragazzi, siccome mancano proprio 5 minuti, io vado verso la fine e salto un po' le domande sui grafici. Parliamo un po', non mi fate analizzare altri grafici, basta. Che mancano 5 minuti, potevo scappare. E questo mi interessa. Come lo vedo, un biannuale ribassista da questi livelli. Partenza adesso, un nuovo annuale che sarà nuovamente ribassista. La vedo bruttissima, bruttissima. Anche una grande opportunità, non te lo nascondo, lo sto valutando. L'opportunità di un annuale futuro ribassista potrebbe essere in atto. Se il minimo di giugno scorso è il minimo dell'annuale, in questo caso Bitcoin l'avrebbe già rotto, e le altre cripto lo romperebbero tra poco. A quel punto potremmo valutare una cosa del genere. È una grande opportunità perché, ragazzi, sarebbe un must short selling pesantissimo su tante criptovalute. Ragazzi, lo so, è brutto, però the big short in pratica, no? Perché a quel punto un annuale ribassista lato cripto, moltissimi progetti falliscono. Io non lo vedo al momento, perché da un punto di vista macro, la politica monetaria, che è quella che guida il mondo finanziario, Bitcoin compreso, perché non è che Bitcoin è forte da sopperire al mondo finanziario ancora, no? Magari lo diventa quando io ho la barba bianca così, già c'è un po', ma barba bianca proprio. Alla Gandalf, però, nel momento in cui dobbiamo ragionare su questa cosa, io dico che la politica monetaria, un po' le notizie news le negative le ha scontate. Poi, o c'è un cigno nero, o abbiamo un cigno nero dalla Russia, non so, qualcosa che succede lì, oppure non lo so. Però, in un modo o nell'altro, diciamo, po', queste notizie sono scontate. Quindi, un altro mercato negativo, un altro annuale negativo, potrebbe essere magari un annuale in barra. Di congestione, magari anche ribassista, però in barra, lo vedo un pochino più probabile, non lo so. Io non sono di mio molto pessimista su tante cose, quindi analisi dell'S&P 500 annulla di lato al ribasso. Non so che volevi dire, forse l'annuale dice, ok. Annuale di rata al ribasso dell'S&P 500, lo sai che non lo vedo da un po' anche quello, US 500, vediamo come è messo. Lo guardo al volo, giusto per capire se, perché io ho guardato Nasdaq, eccetera. No, annuale al ribasso, se tu consideri che l'annuale è stato chiuso a giugno, ma non è detto che sia così, capito? Questo è il concetto. Cioè, questa qui che tu vedi può essere proprio la chiusura dell'annuale, questa qui, questa qui. Quindi questo.
Questo concetto che qui è stato chiuso l'annuale non è ancora confermato. Quindi, se qui è stato chiuso l'annuale è ribassista, ma se non è stato chiuso l'annuale qui, lo sta chiudendo in questi giorni. Quindi, è proprio quello che stiamo cercando di comprendere. Andiamo avanti. Ok, allora avevo già tutto ascoltato, ragazzi. Vediamo. Ok, questa era riguardante le altre cose. Questa ve la rispiego. Previsione PC. Mannaggia, ora te lo dico. Allora, la facciamo subito, la previsione PC entra day. Se esce BTC questa sera si sale da adesso fino a stanotte. Se esce invece il circuito, che sarebbe la croce, scende. Vediamo un po' che cavolo esce. È uscito la B. Quindi, secondo la moneta magica, dai prezzi di oggi a stasera saliamo. Ora io apro un long e lo seguo. Sapete che una volta, ragazzi, ho creato un trading system randomico che faceva proprio questo che ho fatto. Allora, adesso me ne vado su Big Get e mi apro un long e sarà tutta colpa tua se vado a perdere questa operazione, perché mi hai fatto fare questa cosa qui. Quindi vado qua, ci metto 2000 dollari e mi compro Bitcoin. Okay. Stanotte lo chiudo e vediamo. Se ho perso è colpa tua, quindi te lo dico. Stanotte lo chiudo, ragazzi. Vediamo come va. Vabbè, allora, questo è il modo in cui si prevede intraday. Scherzi a parte, io scherzo, ragazzi, per farvi riflettere. Quindi mi raccomando, è ironia la mia, non la prendete con grande serietà, è super ironia. Lo faccio per ridere un po' e scherzare, va bene? Eccetera. Va bene, andiamo avanti. Consigli dei libri per il trading plan. No, ci sono dei libri che puoi leggere, per esempio Il nuovo vivere di trading di Elder. Ce l'ho qui, vediamo se lo trovo. Se lo trovo, dove è finito, dove sei? Eccolo là. Eccolo qui. Riappaio, eccolo qui. Questo qui. Leggi di questo, è un bel libro, Il nuovo vivere di trading di Elder. Lo consiglio a tutti, ragazzi, leggetelo, è un top proprio libro. Non parla solo di analisi tecnica, anche di mindset, mentalità. Le mie due medie mobili le ho prese, per esempio, da uno studio su questo libro, poi riadattato. Allora, grazie mille Mauro per la risposta, ho fatto lo stesso anch'io. Allora andiamo alla fine, ragazzi, proprio 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti. Grazie Mario, allora vado long. Hai visto? Pure tu sei andato long. Ah, ma stiamo guadagnando, sto guadagnando 1 dollaro in questo momento. Sto guadagnando 1 dollaro. Vabbè. Allora, grazie Mauro per la live, mi è piaciuta tantissimo, spero la rifarai. Grazie a te Franz. Vediamo se c'è, ma la divergenza su settimanale non l'ho guardata, non riesco adesso a vederla in 2 minuti. Due annuali ribassisti, direi proprio di no. La mia opinione su iOS è troppo complicato analizzare un progetto. In ogni caso, è difficile che iOS non segua le sorti del settore delle cripto, quindi è molto dipendente da altre criptovalute. Però, magari, insomma, adesso è un po' che non la guardo. Ti dico francamente, gli do un'occhiatina. Mi sembra che abbia fatto anche iOS una trend estremamente ribassista. E sotto i minimi, insomma, continua la sua fase discendente. Poi magari dovesse cambiare, diciamo, qualcosina, potrebbe. Eccola qua su Bitfinex. Ti faccio vedere il grafico al volo, proprio al volo. Qui c'avevo una serie di disegnini, li eliminiamo del 2019 quando la tradavo attivamente. I cicli sono tutti ribassisti, ma è quasi al minimo storico. L'ultimo ciclo l'ha iniziato qui al 21, tutto al ribasso. Il minimo è stato fatto qui a giugno come gli altri, teoricamente identico ad Ethereum, come ti dicevo. Quindi segue la logica di Ethereum al di là del progetto di per sé, che in questo momento ovviamente non riusciamo certamente ad analizzare. Va bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. È una prima edizione, una prima puntata di questa, rispondere alle vostre domande, di questo nuovo format. Fatemi sapere se vi piace. È interessante, magari facciamo una al mese e vediamo come va. Noi ci rivediamo ovviamente in settimana con un altro episodio, un altro video, anche un altro aggiornamento dei grafici del momentum. Vediamo che cosa succede questa notte
dopo domani di Bitcoin a 20k, allora compro 100.000, no? Non 2.000, vabbè, scherzi a parte, vabbè. Allora, vediamo che succede stanotte la nostra operazione. Detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo nel prossimo video. Grazie ancora di essere stati qui con me. Vi ricordo che domani ci sono dei dati molto importanti sul mercato americano, tra cui il PIL e il tasso di disoccupazione, molto utili per vedere se le politiche Fed funzionano, o no. Insieme con la questione del dollaro ci danno buone indicazioni. Ciao a tutti, alla prossima!